Oggi parliamo della mostra sull'ex Maglificio La Gioconda di Correggio, la nostra lunga storia è stata inaugurata nei giorni scorsi. Buongiorno ad Emanuela Tonacci del Coordinamento Donne Spici GL di Correggio, bentornata. Buongiorno a Laura Bartoli, coordinatrice dello Spici GL del distretto di Correggio, benvenuta. Buongiorno ad Andrea Foroni, che è un videomaker che ha curato le riprese e la regia del docufilm che si Buongiorno. occupa appunto di questo tema. Allora, le chiedo subito, Emanuela Tonacci, come è nata questa iniziativa, come è nata questa mostra? Sì, l'iniziativa è nata da un'idea del coordinamento donne di Correggio insieme al coordinamento provinciale, perché ci sembrava giusto portare alla ribalta una situazione legata al boom economico degli anni che vanno da fine 50 fino agli anni 90, di una grossa realtà presente nel comune di Correggio e in altri comuni, che è stato il Maglificio La Gioconda. E questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Città di Correggio. E si tratta di una mostra iconografica documentaria che appunto parla della realtà produttiva di quei tempi, supportata da un docufilm. Niente, abbiamo raccolto testimonianze, interviste di ex lavoratrici e di sindacalisti e niente, le abbiamo trasformate in questo docufilm e raccogliendo inoltre del materiale fotografico e pubblicitario e copie di contratti di lavoro del momento che mettessero in risalto quello che è stato veramente la creazione e la realizzazione di un maglificio che è stato per moltissime donne del territorio locale, non solo di Correggio, ma anche dei paesi limitrofi, una grossa rivoluzione in quello che era il modo di vivere sì, di quel periodo. Questa nuova forma di indipendenza, non dico di liberalizzazione, ma non più di dipendenza da Certo, qualcun altro. Era molto assegnato, era importante, molto assegnato, importante. esatto. Laura Bartoli, tra l'altro in questa vostra iniziativa avete anche avuto la collaborazione appunto si citava del comune, delle ex lavoratrici. Cosa significa poi riparlare di quella pagina di storia? Perché è importante per voi? Sì, infatti quando ci è stato chiesto di realizzare questa mostra, eravamo un po' timorosi di non riuscire a portarla a termine, perché era molto impegnativa, insomma sarebbe stata molto impegnativa, in effetti lo è stata, ma abbiamo colto la sfida e ci abbiamo provato e direi che ci siamo riuscite in pieno. È un progetto che fa parte della memoria che ci lega, è un progetto che già da anni che stiamo portando avanti, abbiamo iniziato con le donne degli anni 40. E quelle donne che dalla campagna dall'agricoltura si sono messe a lavorare in casa come lavoranti a domicilio, quindi abbiamo fatto delle iniziative a Rolo come lavoranti a domicilio, abbiamo fatto iniziative a Fabbrico e abbiamo fatto anche naturalmente questa mostra delle ex lavoranti della Gioconda di Correggio, è una in continuità con la mostra che abbiamo fatto anche con le lavoranti di Bagnolo. Infatti noi abbiamo voluto comunque mettere sempre al centro le donne perché, e l'emancipazione di queste donne, insomma, che hanno riscattato, si sono realizzate, sono riuscite ad avere un'indipendenza economica e quindi questo è stato molto importante. Tutto questo è diventato un documentario. Andrea Foroni, come ha lavorato e quali sono poi le testimonianze che sono così raccolte nel documentario? Sì, io sono entrato in questo progetto con il primo documentario di cui abbiamo parlato sempre qui l'anno scorso, che però allora si trattava di una singola intervista a una singola persona. Ne abbiamo realizzato un altro a Fabbrico con tre intervistate e stavolta invece per parlare della storia di Maglificio importante per Correggio, c'è stata una sfida progressiva perché stavolta le persone intervistate erano 10,
da, quindi tante testimonianze. Sì, da inserire in un racconto omogeneo. E infatti sono queste le immagini anche appunto del documentario con tutte le interviste. Esatto, è stato interessante perché siamo riusciti a trovare 10 persone, tutte sufficientemente diverse e complementari, tutte con diversi ruoli all'interno del Maglificio, che sono riuscite a parlare un po' di tutto, dalla nascita del Maglificio alle lotte sindacali, alle cause della chiusura, secondo loro. Quindi abbiamo tracciato un bel percorso completo. Il difficile da parte mia è stato anche selezionare, perché ci sono testimonianze, sì, immagino, molto lunghe, esatto, molto ricche. Esatto, ci sono tanti di quegli aneddoti, di quelle esperienze, che è anche doloroso dover scegliere quali escludere, quali tenere per costruire un racconto. Fatto, come appunto ha deciso di poi arrivare al documentario, che appunto non contiene tutte le testimonianze integrali? Che scelta ha fatto? Che scelta avete fatto? Immagino vi siate confrontati. Sì, ho cercato di dare lo stesso spazio a tutti, a tutte le intervistate, e selezionare i momenti più significativi per raccontare un po' tutti gli aspetti di questa storia. Laura Bartoli, è stato difficile, immagino. No, infatti, guarda, è stato veramente abbastanza difficile, perché abbiamo iniziato a lavorarci a marzo, aprile, poi ci sono state di mezzo le vacanze. Il mio compito era quello di recuperare ex lavoranti che avessero voglia anche di lasciarsi intervistare. Perché infatti volevo chiedere, avete trovato subito la disponibilità? No, è stato un po' difficile, sì, in effetti sì. Abbiamo consultato, abbiamo telefonato a diverse persone, avevo l'elenco dei nominativi, molte mi hanno detto di no, per fortuna qualcuna mi ha detto di sì, e quindi poi abbiamo iniziato così. Poi c'era un altro problema, il problema era che Andrea anche Simone Gennari, che ha collaborato con noi nel fare le interviste, lavora, quindi abbiamo dovuto mettere insieme gli orari, perché è vero che le donne erano tutte pensionate, però le donne in pensione solitamente fanno le nonne, quindi c'era da mettere insieme un po', diciamo, i tempi tra gli impegni delle donne e quelli di Andrea. Naturalmente la priorità ce l'aveva Andrea, quindi è stato difficile anche per questo riuscire a trovare le date giuste. Inoltre, la memoria che ci lega vuole anche mettere in connessione la nostra memoria, le nostre conquiste, quello che è stato in quegli anni con i giovani. E non è un caso se abbiamo dato l'incarico ad Andrea, che è un giovane che ha voglia di fare, di fare questa esperienza delle interviste. Infatti era proprio quello che volevo chiedere ad Emanuela Tonacci. Ci eravamo viste tempo fa per un altro progetto che coinvolgeva sempre dei giovani. In questo caso, insomma, la vostra scelta è stata questa, no? Di parlare di memoria, però facendolo attraverso gli occhi dei giovani. Assolutamente. Cosa dà questo? Sì. Assolutamente sì, perché proprio questo è uno dei nostri obiettivi, cioè coinvolgere le nuove generazioni, perché debbano imparare dal passato e ci facciano ben sperare nel futuro, che deve essere un futuro consapevole di quelli che sono i nostri diritti, i nostri doveri, ma soprattutto un futuro partecipato. E quindi le nuove generazioni bisogna cercare di coinvolgerle il più possibile. Anche in questo caso, oltre ad Andrea, c'è stato anche il coinvolgimento di Simone e il coinvolgimento di una voce narrante, interprete della poesia che conclude il docufilm, che è una ragazza molto giovane, quindi a fatica, ma cerchiamo sempre di avere questi contatti con i giovani. Volevo sottolineare una cosa rispetto alle interviste che sono state fatte. Quello che è emerso, al di là proprio dell'appartenenza a un luogo di lavoro, c'è stata proprio questa voglia di fare comunità, di socializzare fra le donne. Sono tantissimi gli episodi di aggregazione. Ad esempio, avevano addirittura formato una squadra di pallavolo
c'era questa esigenza e voglia di uscire insieme, di andare insieme fuori la sera, nei locali da ballo, nell'incontrarsi. Quindi il fatto di poter lavorare rendeva queste donne più consapevoli di quelli che potevano essere le loro possibilità, le loro libertà, insomma. Prima di salutarvi volevo chiedere ad Andrea Furoni e appunto insieme a Simone Gennari ha curato l'intervista e il montaggio se c'è qualcosa in particolare che l'ha colpita nei racconti di queste signore. Immagino che attraverso le testimonianze abbia conosciuto una pagina di storia e forse conosceva anche poco. Sì, insomma, poi è un territorio che abbiamo iniziato a esplorare già con i progetti precedenti, però è interessante vedere tutte queste esperienze di diverse persone che comunque convergono e sono tutte amiche ancora oggi. Quindi l'amicizia è rimasta. Sì, cioè, si vede proprio questo entusiasmo di fare le lotte per i propri diritti, ma col sorriso, no? con trasporto. Cioè, alcune di loro ricordavano con nostalgia proprio questo momento dell'esperienza lavorativa, cioè l'unità nelle lotte proprio. Vi devo salutare, grazie per essere state con noi.